Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Voci sul web, lei non commenta, a chiarire la situazione ci pensa lui. Finalmente prende parola per difendere la sua privacy. Belén Rodríguez, la celebre showgirl argentina, ha sempre attirato l'attenzione dei media grazie ai suoi affascinanti tira e molla amorosi, che hanno costantemente dominato le cronache di gossip. Le sue relazioni tumultuose e i cambiamenti di partner hanno fatto sempre parlare di sé, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso. Ma in questo intricato mondo fatto di prendere o lasciare, Belén è nuovamente al centro delle speculazioni, e non solo per il rapporto con il suo attuale compagno. Di recente, infatti, sono iniziate a circolare voci sul possibile arrivo di un terzo figlio nella vita della showgirl, sollevando domande e interrogativi sul futuro di Belén e sulla stabilità della sua vita personale. Ad assisterla in questo difficile momento, un personaggio insospettabile. Le voci sulla gravidanza corrono veloci, ma poi nelle ultime ore sono aumentati esponenzialmente voce pettegolezzi riguardanti una possibile gravidanza di Belén Rodríguez da parte del suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni. Secondo le indiscrezioni, sembra che la Rodríguez sia in attesa del suo terzo figlio, dopo aver già avuto Santiago, con il compagno Stefano De Martino, e Luna Marie, avuta con Antonino Spinalbese. Al momento, la celebre showgirl argentina non ha rilasciato alcun commento ufficiale in merito a queste voci. Tuttavia, e con sorpresa di molti, ad occuparsi della questione è intervenuto il magazine online Dillinger, di proprietà di Fabrizio Corona, che ha deciso di mettere in discussione queste speculazioni. Non senza esplicitare il proprio interesse sull'argomento, data la natura del rapporto tra i due, ex amanti. Il tono dell'articolo è decisamente personale, Belén incinta di Elio? Troppo facile lanciare una notizia o finti scoop basandosi sui trascorsi storici della Rodríguez. Sicuramente per chi la conosce, come noi, è un momento molto particolare. Dopo l'ultima separazione da Stefano De Martino e i vari problemi di salute personale, che non vogliamo commentare, sono arrivate anche le batoste lavorative. Quest'ultimo commento fa riferimento all'abbandono della showgirl datosi che vale se le iene. L'articolo prosegue lasciando intuire che Belén sia sparita dalla circolazione per disintossicarsi dai mali della vita, un verbo che non passa di certo inosservato. Nonostante tutto, tra Dillinger e Elio Lorenzoni non sembra esserci astio, dato che il compagno di Belén viene descritto come una brava persona non in cerca di fama. Ricordiamo che a un altro ex di Belén, Spinalbese, il magazine aveva riservato un trattamento ben diverso. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.